Sangue chi è morta, libertà mi da manna, mi da manna. Maresciallo, tu mi ascolti tutte le urne, allora sta a capire che ti spacca tutte le urne. Andiamo a dormire. A da fornista nottata. Stai calma. Vieni via. Io mi sono chiesto più di una volta in questi ultimi anni
Come mai, pur avendo commesso gli stessi reati, alcuni vanno in galera e altri no? Perché ci sono alcuni che pagano e altri che non pagano? Insomma, chi sta più in basso paga di più e chi sta più in alto paga di meno o non paga. Vedete, i tutori di questa società, gli amministratori del nostro destino, cercano di eliminare tutto quello che è contrario alla loro paralitica mentalità. E così, l'amore è osceno. Uno che sogna è un drogato. Se uno gli piace vivere all'aria aperta e senza far niente, è un pazzo. Quelli che vivono in un quartiere che loro chiamano malfamato e che io chiamo affamato, possono venire arrestati per capacità di reato. Non hanno fatto niente, neanche un furto, ma possono essere arrestati perché un giorno lo potrebbero fare. L'avete chiamato? È andato, è andato. Ci vuole tempo, lo sai, sei pratico. Vabbè. No? Che poi fra l'altro se bagna male, io sono vecchio, Don Isidro, c'è una visita per lei. Ah, beh. La reputazione, la consuetudine, la vecchiaia danno qualche privilegio anche dentro queste mura. Beh, ci vediamo. Vi saluto, a domani. Don Isidro, che piacere! Come sta? Come va, Michelino? Hai un buon lavoro? Come stai? Non hai nostalgia del collegio? Ma quando si decidono per voi? Anche se si decidessero, dove potrei andare? In un ospizio, fra gente sconosciuta. Michelino, il mio tempo è passato. Quando entrai qui c'era una scritta all'accettazione che diceva: chi è caduto una volta non si potrà rialzare mai. Questa è una grande ingiustizia, perché chiunque cade, tu lo sai, Michelino, non desidera altro che rialzarsi. A volte mancano le forze, la volontà ti abbandona e si ricade. Ma la maggior parte delle volte è la paura del mondo che ti fa ricadere. Ma quando mai voi siete caduto? Non ne parliamo. Sulle piaghe si sono ormai formate molte croste. Io sono caduto il giorno in cui mi sono rassegnato. E tu, come te la passi? Come sempre, nulla è cambiato. Come stavo qui dentro, sto fuori. La vita è sempre una prigione. E il mondo è sempre quello di prima. La vita è il carcere, il carcere. E se noi siamo cambiati, anche il mondo è cambiato. Ma invece, se noi non siamo cambiati, allora chi è questa bella signorina? È con te? Siamo venuti per parlarvi di un caso molto brutto. Prego. All'albergo dove lavoro io hanno ammazzato un povero uomo. E per questo sono venuto con la signorina Liliana. Diciamo che sono venuto interessatamente. Come facevano un tempo. Vi ricordate quei signori? L'attore Montenegro. Il signore. Il poeta Anglada. Sì, sì, sì. Ma è passato tanto tempo ormai. Persone di poco conto che si ritenevano importanti, che per me sono ombre. Ma ora ci sei tu qui. Tu che sei un bravo uomo. È un vero compagno. E poi c'è questa bella signorina. Siamo venuti per parlarvi di un povero cristiano che hanno scannato come un vitello. Allora racconta. Si chiamava Limardo.
Gaetano Limardo. Buonasera. Buonasera. Vorrei una stanza, per favore. Singola? Sì, sono solo. Avete un documento? Ecco. La 18 al primo piano. L'accompagno. Grazie. Questo bambino piange sempre. Deve avere qualcosa. La mamma è sola, poveretto. Deve avere i vermi. Tutti i bambini a quell'età hanno i vermi. Boh. Buonasera. Di stelle tremule d'oro. Oh, non turbare l'incanto con mille frasi d'amore. Dimmi sempre t'amo, solo questo dramo, chiudi quegli occhi tuoi blu. Dai, dai, la, 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 dai, la, 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 di stelle, di stelle, tremule d'oro. No, non turbare l'incanto, na na na, con mille frasi d'amore. La sera stende il suo manto di stelle. Quell'uomo camminava come uno appena uscito di galera. Voi non lo sapete, ma quando si esce vi prende come un capogiro, una vertigine. L'aria vera, non quella del carcere, l'aria vera
è tutta un'altra cosa. Ma voi mi ascoltate? Se non divaghi, ti ascolto, Michelino. La tua filosofia del clima fuori da queste mura non mi interessa. Mi vieni a dire che la vita è un carcere e poi te ne esci con questa storia dell'aria che si respira. Parlami del tuo uomo. Chi è? Devo fare la stanza. Non si preoccupi, ci penso io. Senta. Dite. Vorrei un caffè corretto, per favore. Ma dopo, quando ho fatto le pulizie. Va bene, con comodo. Le do i soldi. Ecco, corretto all'anice, grazie. Michelino. Che volete? Dove l'hai messo? Ma chi? Chi? Limardo, quello nuovo. Qua, al 18. Va giù, il padrone ti aspetta. Che c'è? Ma questo quando è arrivato? Arrivato stanotte alle 2. Che aria ha? Ma sembra un piccione spennacchiato. Può pagare? È armato. Armato? Ho visto una pistola sul letto, grossa. Un bel calibro. Ti ha detto che vuole un caffè, no? Corretto all'anice, mi ha dato i soldi. Portalo subito e cerca di sapere qualcosa. Fai domande, perché è venuto, che cosa cerca. Fai tu, poi mi fai sapere. Sì, signore. Una bella arma, eh? Costa cara. Costa, costa. Venite da molto lontano? Non tanto. E vi trattenete un po' di tempo? Dipende. Se avete bisogno di qualche cosa, io vi posso indicare un posto dove si mangia bene e si spende poco. No, grazie. Anzi, mi porti lei una pizza e mezzo litro di vino rosso, ecco, le do i soldi. Grazie. Mi dovete scusare. Ma sapete, in un albergo come questo succede di tutto. Il padrone vuole essere sicuro che si paghi il conto. Gli dica di stare tranquillo. Finché avrò i soldi resterò qui, poi me ne andrò. Ma me ne andrò a tempo giusto. Vabbè, arrivederci. Te lo dico io, è venuto per noi. Tu sei molto più responsabile di me. Guarda, Claudio, non è che mi preoccupo soltanto per me. Chi è? Sono io. Allora? Ho fatto quello che mi avete ordinato, ma lui non ha voglia di parlare. Ha detto che non dovete preoccuparvi per i soldi, che se ne andrà a tempo giusto. Lo vedi che ti dicevo? Siamo già alle minacce. Guarda che qua bisogna provvedere adesso, subito. Tu vattene giù. Ma io devo fare le pulizie. Basta per oggi. Vattene giù e stai attento. Forse sarà meglio andare nella mia cella. Così saremo più comodi.
Signorina, se vuole onorarmi. Michelino, aiutami. Tutti questi privilegi li devo al nuovo direttore del carcere, sai? Nessun limite alle visite, libero accesso agli amici e riscaldamento in cella. Ti ricordi di Filippo II? Non c'è più, volato via. Mi aveva sopportato per tanti anni e se n'è andato proprio adesso che ho il riscaldamento. Mi prende una nostalgia risentire questi odori. Vi ricordate i vecchi tempi? Non dire fesserie. L'ha sentito, signorina? Dopo che ha respirato l'aria di fuori, me l'ha pure decantata. E ora sente la nostalgia dell'aria del carcere. Noi uomini non siamo mai contenti. Abbiamo sempre da lamentarci. A continuo, racconta. Limardo rimase chiuso in camera 3 giorni senza vedere nessuno. Io salivo ogni mattina e lo trovavo che oliava e puliva la pistola oppure contava i soldi. I padroni, si vedeva, fremevano, erano preoccupati. La signora non cantava più. Lei che cantava sempre ed era sempre allegra. E il padrone mi chiedeva ogni giorno se l'avevo visto, se avevo parlato e di che cosa avevamo parlato. Devi portare da mangiare nelle camere. Sai benissimo che è proibito. Il padrone mi ha detto di sì. E il padrone è uno stupido, porta indietro tutto, torna giù. Ma quello ha fame. Che venga fuori se vuole mangiare. Dai, via! Porta indietro tutto, ho detto! Tommy, che le succede? Quel signore del 18 mi aveva chiesto di portargli la pizza, come facevo ogni giorno. Ma la signora mi ha bloccato. Ha detto che se vuole mangiare, deve uscire. Di qua ci penso io. Ecco qua, Don Michelino, caldo, caldo. Ma quello sta sempre chiuso. Sta sempre chiuso. Ma chi è? Gaetano Limardo. Questo lo sappiamo. Intendo dire chi è veramente. È un povero disgraziato come voi, né più e né meno. Appena finisce i soldi, il padrone lo spatta fuori come fa regolarmente con voi. Ma tu perché dici sempre come voi e non dici come noi? Perché a me non mi ha mai sbattuto fuori nessuno. Io ti sbatto fuori, ti rimando in Düsseldorf. Non sono nata pidocchiosa, sono figlia d'arte io. Ich habe in den großen Theatern gespielt. È una brava persona, ha qualche grande dolore. Tu che hai visto quando le hai portato la pizza? Io niente. Tu niente? Ma non ti credo.
Però Michelino ha visto una pistola grande così. E perciò, da uomini di spettacolo, possiamo dire che se al primo atto si vede una pistola, questa pistola all'ultimo atto deve sparare, giusto? Giustissimo. E allora aspettiamoci un delitto. Ma che fai? Fatti spiegare da qualcuno. Alfred! Jawohl? Vedi un po' cosa dice il muto. Tu hai visto? Cosa hai visto? Hai visto? Un lampo. Un semaforo. Un vetro. Un vetro riflesso. Un riflesso. Una porta a vetro. No. Più piccola. Una finestra. Una finestra. Una lampada. Una lampada intermittente. No. Lampada spenta. Accesa, accesa. Hai visto attraverso la finestra la luce accesa. La pistola, aveva la pistola. Sparava al vetro? Alla lampada? No, non sparava, non sparava. Si lavava le mani. Lavava la pistola. Puliva la pistola. Gli hai visto attraverso la finestra con la luce accesa pulire la pistola. Più chiaro di così? Du redest nur scheiße, Alfred. Manderesti in galera un povero disgraziato. Ma chi ve l'ha detto che è venuto per uccidere? Chi ve l'ha detto? La pistola c'è. E se c'è, dovrà sparare. Possiamo supporre argutamente, sostenendo l'ipotesi di Don Alfredo, che se un uomo tiene un'arma, la tiene per sparare. Però ci deve avere un motivo. E si ammazza solo per amore o per danaro. Dunque, la signorina lo ha visto quando gli ha portato la pizza. E forse può dirci qualcosa. Se preferisce mantenere il segreto. No, non è che voglio mantenere il segreto, ma è che quelli compagni miei ogni cosa la tenevano buona per lo scherzo. Invece, lo sguardo di quel povero uomo era quello di una bestia che va al macello. Se ne ha bisogno, può anche piangere. Ma se vuole che arriviamo a un risultato, è bene che continui il racconto. Prima non voleva che entrassi, ma io gli feci forza e aspettai che finisse di mangiare per portarmi via il piatto. Era, non so, mangiava con la testa nel piatto, evitava di guardarmi come uno che avesse vergogna. Che le devo dire, era infelice. Non era venuto per vendicarsi, non era venuto nemmeno per i soldi. Noi donne queste cose le capiamo. Era, ecco, era rassegnato, come uno senza speranza. Scusi. Qui la matassa si ingarbuglia un poco. Abbiamo un'arma, una pistola oliata, lucidata, pronta a sparare, messa in mostra. E secondo me un po' troppo messa in mostra. Limardo non si preoccupava di nasconderla, come avrebbe fatto un vero assassino, perché tutti quelli che entravano la potevano vedere, anche quelli che guardavano dalla finestra, come il muto. Un vero assassino si sarebbe preoccupato di nasconderla. E questo corrisponde a quello che dice la signorina. Però qual è il motivo? Qual è stato il motivo? Le amusante è il motivo. Le amusante è la compagna del padrone dell'albergo, Claudio Ziarlenga, ed ex prima donna dell'avanspettacolo. Caro Michelino, tu mi dai il piacere che non ho mai provato le altre volte che mi hanno posto simili problemi. Tu sai raccontare mantenendo, come si dice, la tensione. Preparando il terreno a poco, presenti il protagonista e lo fai scomparire misteriosamente. Sono sicuro che mi stai preparando come piatto forte il colpo finale. Limardo è rimasto chiuso per 2 giorni nella stanza. E io e la signorina gli portavamo da mangiare di nascosto. E poi un pomeriggio
successo qualcosa? Dove? A chi? Qui non c'è nessuno, tranne lei e me. Sono tutti fuori, invitati dal padrone, per il compleanno della signora. Vi sentite male? Avete bisogno di qualche cosa? Mi ha fatto male la pizza. No. No, io volevo solo prendere un po' d'aria. Era ora. E io non riuscivo a capire come potevate stare chiuso per 6 giorni in quella stanza. Sono rimasto chiuso per 5 anni in una stanza anche più piccola. Isolamento. Anche lei. Io in isolamento ci sono stato solo 4 mesi. Ma certe volte era molto meglio l'isolamento. Lei invece quanti anni ha fatto? 26 anni. Omicidio premeditato a scopo di rapina. Ma ha ucciso veramente? E come? 7 colpi, tutti al petto. Condanna giusta e scontata interamente. E voi siete innocente. Peculato. 500.000 lire all'ufficio postale, io ero ufficiale postale. Volete un caffè? Grazie, ma non ho... No, non vi preoccupate. Vi faccio vedere io come facciamo tutti. Venite. Guardate. Si dà un calcio. Questo non è caffè, questa è una cefeca. Isto ci ha fatto a noi e noi fottimo a isto. Grazie. Voi il padrone lo conoscevate da prima? Anche lui è stato in collegio. Sfruttamento, truffa e contrabbando. Ma adesso riga dritto. Si è rifatto una vita. È uscito 6 anni fa. Lo so. Questo lo so. E voi non siete andato alla festa? Io devo badare all'albergo. E quando avete il vostro giorno di libertà, chi ci va dall'albergo? Qualche volta la signora. La domenica non esce mai. L'avete vista la signora? Era un'attrice di teatro, una donna bella, carne bianca come un petolo di rose e pelle liscia. Una volta gli ho sfiorato il braccio, senza volere. Insomma, stanno ancora al ristorante a quest'ora? Stanno festeggiando, ballano. Dov'è questo ristorante? Ma perché ci volete andare anche voi? Dov'è? Giù, al fiume, sul barcone, al fiume. Dove andate?
col vento. È bello. È lungo, oltre che bello. Tutti i giorni lo dovrebbero fare. Per noi è comodo. Facciamo uno spettacolo solo invece di tre. Com'è bello qua a quest'ora, eh? A me mi vengono le malinconie sempre a quest'ora. Certo, quando hai pensieri, è l'ora più lunga a passare. Ma oggi pensieri non li ho, non li tengo. Me li voglio scordare. Io mi chiamo Liliana Mamberto. E tu? Limardo Gaetano. Piacere. Siamo amici adesso. Io faccio la cantante della compagnia. Canto canzoni appassionate. Suono pure la chitarra. Vogliamo andare là? Andiamo a sederci laggiù, eh? Dai. Questa festa non mi piace. La testa per un uomo l'ho persa io e ho fatto un figlio. In principio volevo abortire, ma senza soldi il figlio l'ho dovuto fare. Allora il padre era scomparso, ma non sono sicura che fosse lui, anche se è di lui che ero innamorata. Allora andavo con tanti uomini, ero disperata. Hai voglia di dire che tanto poi i pensieri te li scordi, ma in quel letto freddo. Mi sembra quasi di non poter vivere, tanto desidero. Ma che discorsi ti vado facendo? Allora, vieni a teatro. Quel pomeriggio Limardo venne a teatro. Disse che gli era familiare l'odore delle creme, il rimbombo del tavolato. Il teatro, la musica, le luci, lo ripiombarono nei ricordi. L'alfara pizzerilla giù piantata Crisciano la fontena custodò, ma quando cate già me l'ha spezzata, e tutti in fronte cannano fu. Stavo da qualche brutta, e tutto buonato, e la voce si già fatta male, un paradiso, un giuliato.
alma di nessuno. Se ti diga non basta sedata, fammi un tanto manco a primavera. Chi voglia fare una buona vita, verso stanciera la schinata scritta. Ma io penso che la vita ne ti carica. Aveva una storia triste. Innamorato di Lea Musante quando lei faceva la soubrette, era diventato il suo servo. La seguiva ovunque e pur di starle vicino sopportava umiliazioni e offese. Lei non gli risparmiava niente e faceva sempre in modo che l'umiliazione e il disprezzo fossero il più possibile evidenti. Gaetano Limardo non sapeva e non voleva sfuggire al mare che lo rodeva, al tormento che lui stesso si procurava e inseguiva come un suicida. La bottiglia diventò la sua consolazione. Nel vino e nel liquore finivano le pene, i pensieri. Nel vino e nel liquore trovava la forza per ripresentarsi a Lea. Che vuoi? Che c'è? Li ho rubati. A chi? Li ho rubati prima di partire, sono i soldi delle pensioni. Ti arresteranno. Possiamo fuggire io e te insieme se vuoi. Fuggire dove? Ma dove vuoi, abbiamo i soldi. E quanto hai? Cinquecentomila lire. Con quei pochi soldi andarono via. Lei accettò perché era stufa della compagnia e del suo giovane amante. Altri teatri, altre compagnie, ma niente mutò nella natura di Lea e nel dolore di Gaetano Limardo. Lui sempre servo e lei sempre regina, padrona, dispotica e irraggiungibile. Lui ormai si accontentava della vista di lei, godeva della sua voce roca e stanca. Certo non è facile riuscire a credere che un'attrice di varietà, una latina,
non fa in tempo a dire che gradirei un oggetto d'oro e subito ecco qua, portato da un signore, ciò che volevo e non volevo, oggi addio, dolce viola, quando il viola si sa non va, e questa vita per una cosa non presenta più novità, per divertirmi un po' non resta che sperare in una morte stimolante, a pendermi a una trave, i polsi miei tagliati, ma no, impressionante, morire, morire d'amore, lontana vita va in un abbraccio di voluta. Oh, oh. Oh. Poi, un giorno in teatro comparve Claudio Zerlinga, che era appena uscito dal carcere. Era venuto a riprendersi la donna che, come disse, gli apparteneva. E lei, anche se non si era mai preoccupata di andarlo a trovare o di scrivergli, gli saltò al collo, come se niente fosse. Gaetano Limardo? Polizia, venga con noi. Per liberarsi definitivamente dall'impiccio, Lea Musante e Claudio Zerlinga decisero di denunciarlo alla polizia, che da qualche tempo lo ricercava per il furto all'ufficio postale. Siete stanco, don Isidro? No, no. Volete che ce ne andiamo? No, no, ma col permesso della signorina vorrei sdraiarmi un po'. Michelino, togli quella roba. Ecco. Grazie. Grazie, continua. Continua a raccontare. Posso sedermi sulla vostra poltrona? Ah, prego. Grazie. La mattina dopo, Zerlinga venne giù di buon'ora. Prese due caffè e tornò subito su.
e bussò alla porta di Rimardo. Io l'ho sempre detto che tu non sei venuto qua per vendicarti. Uno che ha conosciuto il carcere, come lo conosciamo noi, non ha tanta voglia di rientrarci, se gli capita di mettere un piede fuori. E poi vendicarsi di che cosa? Del fatto che lei mi ha preferito a te? Ma questi sono i casi della vita. In amore come in guerra, tutto è lecito. Non si diceva così una volta. Piuttosto, tu devi capire che la tua presenza, come si dice, può provocare turbamenti, malintesi. Qua la servitù e i clienti incominciano a chiacchierare, soprattutto dopo la scenata al ristorante. Lo sai che compiva 30 anni? Insomma, se hai bisogno di soldi, senza complimenti. No, non ho bisogno di niente. Ma almeno accetta che ti offra l'ospitalità. Lei a che cosa dice? Ma che deve dire? Lo sai che è sempre nervosa, impulsiva. È andata avanti senza pensare. Ma non te ne devi fare un cruccio, perché lei non ha mai voluto bene a nessuno. Se non si è stancata di me, è perché io l'ho tenuta con la briglia lenta. Quando stava con me era anche senza briglie. Dopo quel colloquio, Limardo lasciò l'albergo. Che fai? Parti senza salutarmi? Ciao, buona fortuna e se ti capita di tornare, vieni a trovarmi. Io pensavo che sarebbe andato via, invece resto là, attaccato allo sperone del palazzo, come uno straccio. È sempre là? Sì, non ce ne sbarazzeremo mai. A un certo momento si stancherà anche. È come un continuo atto d'accusa, una tortura. Io ho paura per te e per me, ho paura. Ma no, te l'ho detto, stai tranquilla. Non aveva nessuna intenzione. Ma perché tu credi che verrebbe proprio da te a raccontare quali sono le sue intenzioni? Verrebbe a dirti sono qua, sono venuto qua per ammazzarvi tutte e due. No, Ma io lo capisco se uno viene per fare del male. Che capisci tu? Cosa vuoi capire? Anche un angelo di bontà vorrebbe vendicarsi di due disgraziati malfattori come noi. Che dobbiamo fare? Che fare? Che dovrei fare? Ammazzarlo. Lo abbiamo già ammazzato abbastanza. E io non voglio sangue sulle mani. Non voglio morti sulla coscienza. Thank you.
Un caffè corretto. Grazie. No, che grazie, grazie. Tu te ne devi andare. Forse non sai dove, ma te lo dico io. Devi andare all'albergo del popolo. Là ti danno una minestra e un posto per dormire. Veramente, lo chiamano albergo del popolo, ma è dei preti. Non ti chiedono soldi. Vogliono solamente che non ti addormenti alla messa di mezzanotte. E poi che ti confessi e ti fai la comunione la mattina. Io ci ho passato tutto il primo anno di libertà. Mi sono guadagnato il paradiso con le ostie che ho preso. Ma anche una minestra calda, sugosa, buona e un letto decente. Non ci vuoi andare, eh? Lo so. Quando c'è qualcosa che ti rode dentro non c'è consiglio che si possa dare. Pazienza. State buone. Non fare mariolerie. E se ti vuoi riscaldare, vieni dentro. Ti posso anche fare bere un'altra di queste schifezze calde, così aromatiche. Guarda che io chiudo perché fa freddo, ma resto sveglio, perché stanno per arrivare gli attori. Se tu vuoi venire, non suonare il campanello, hai capito? Solamente bussa al vetro. Ciao. Scomparve, nessuno più lo vide e per alcuni giorni non si ebbero più notizie. I padroni erano più calmi, più tranquilli. La vita nell'albergo riprese come al solito, i soliti clienti. Voi lo sapete, in un piccolo hotel è come in un grande hotel, gente che va, gente che viene. Prendi un biscotto. Grazie. Un altro. Grazie. Ieri, come tutte le domeniche, era il mio giorno di libertà. In albergo c'erano i soliti clienti fissi. E io me ne andai a teatro. Sì, perché la signorina Liliana, per ricambiare la cortesia che le facevo qualche volta tenendoci il guaglioncello, mi aveva regalato un biglietto buono per il film e per il varietà. Il padrone era andato a giocare ai cavalli e in albergo erano rimasti soltanto la padrona e il muto. Quando la sera tornai, trovai quello spettacolo. Era steso di traverso sulle scale, in una pozza di sangue. I poliziotti erano arrivati, avevano arrestato i padroni e il muto. Sì, perché nella camera del muto avevano trovato la rivoltella di Limardo. Il muto cercava di spiegarsi col linguaggio dei muti che Limardo gliel'aveva venduta quella mattina stessa. Il padrone confessò subito la sua colpa. Ma non disse dove aveva nascosto l'arma del delitto. Un'arma da taglio, che non era il coltello, come disse subito il medico legale. Basta, questa storia già la conosco. È una storia che è successa tanti anni fa. Ma, Don Isidro, è soltanto ieri. Stati zitto, Michelino. Tu non capisci niente. È una vecchia storia, uguale a tante altre, specialmente a una che mi ha portato qui dentro. Ma voi che dite? Dovevo aspettare tutti questi anni per ritrovarne una uguale. Ti racconterò com'è andata. Gaetano Limardo aspettò un giorno di festa per mettere in atto il suo piano. Il suo progetto, che dico, il suo sogno.
morir d'amore. Solitudine è soltanto una parola, dicono i signori che hanno fede, che ritrovano se stessi in ogni moda. Solitudine è soltanto una parola. Tornerai, molto tempo passerà ma tornerai, svanirà questa paura e tornerai, 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 molto tempo passerà ma tornerai, svanirà questa paura e tornerai, tornerai. Soltanto una parola, son tazzine appiccicose di caffè. Che vuoi? Sono lenzuola che non hanno più calore. Solitudine è soltanto una parola. Sei venuto per me? Non mi vuoi. Gaetano Limardo era riuscito nel suo intento. Era venuto veramente per uccidere qualcuno. Ma questo qualcuno era lui stesso. Era venuto da molto lontano, per mesi e mesi. Aveva mendicato umiliazioni, ingiurie, per trovare il coraggio di suicidarsi. Perché ormai l'unico suo desiderio era la morte. Ma la morte lui la voleva da chi gli aveva fatto intravedere un opaco e lontano miraggio d'amore. Molti anni fa, un altro uomo entrò nel mio negozio. Anche lui veniva da molto lontano. Veniva a morire di una morte immediata. Un bel rasoio affilato e lucente cercò il sangue nel suo collo. E anche allora, come adesso,
la mano che alzò quel rasoio. Era una mano gentile di donna. Margherita. Tornerai, molto tempo passerà, ma tornerai, svanirà questa paura e tornerai, tornerai, tornerai. Marcone al fiume. Dove andate?
via col vento. È bello, è lungo oltre che bello. Tutti i giorni lo dovrebbero fare. Per noi è comodo. Facciamo uno spettacolo solo invece di tre. Com'è bello qua a quest'ora, eh? A me mi vengono le malinconie sempre a quest'ora. Certo, quando hai pensieri è l'ora più lunga a passare. Ma oggi pensieri non li ho, non li tengo. Me li voglio scordare. Io mi chiamo Liliana Mamberto. E tu? Limardo Gaetano. Piacere. Siamo amici adesso. Io faccio la canzone. Allora racconta. Si chiamava Limardo, Gaetano Limardo. Buonasera. Buonasera. Vorrei una stanza, per favore. Singola? Sì, sono solo. Avete un documento? Ecco. La 18 al primo piano. L'accompagno. Grazie. Questo bambino piange sempre. Deve avere qualcosa. La mamma è sola, poveretto. Deve avere i vermi. Tutti i bambini a quell'età hanno i vermi. Boh. Buonasera. Di stelle tremule d'or. Oh, non turbare l'incanto con mille frasi d'amore. Dimmi sempre t'amo, solo questo dramo. Che vuole un caffè, no? Corretto all'anice, mi ha dato i soldi. Portalo subito e cerca di sapere qualcosa. Fai domande, perché è venuto, che cosa cerca. Fai tu, poi mi fai sapere. Sì, signore. Bell'arma, eh? Costa cara. Costa, costa. Venite da molto lontano? Non tanto. E vi trattenete un po' di tempo? Dipende. Se avete bisogno di qualche cosa, io vi posso indicare un posto dove si mangia bene e si spende poco. No, grazie. Anzi, mi porti lei una pizza e mezzo litro di vino rosso. Ecco, le do i soldi.
Grazie. Mi dovete scusare. Ma sapete, in un albergo come questo succede di tutto. Il padrone vuole essere sicuro che si paghi il conto. Gli dica di stare tranquillo. Finché avrò i soldi resterò qui, poi me ne andrò. Ma me ne andrò a tempo giusto. Vabbè, arrivederci. Te lo dico io, è venuto per noi. Tu sei molto più responsabile di me. Guarda, Claudio, non è che mi preoccupo soltanto per me. Chi è? Sono io. Allora? Ho fatto quello che mi avete ordinato, ma lui non ha voglia di parlare. Ha detto che non dovete preoccuparvi per i soldi, che se ne andrà a tempo giusto. Lo vedi che ti dicevo? Siamo già alle minacce. Guarda che qua bisogna provvedere adesso, subito. Tu vattene giù. Ma io devo fare le pulizie. Basta per oggi, vattene giù e stai attento. Forse sarà meglio andare nella mia cella, così. La testa per un uomo l'ho persa io e ho fatto un figlio. In principio volevo abortire, ma senza soldi il figlio l'ho dovuto fare. Allora il padre era scomparso, ma non sono sicura che fosse lui, anche se è di lui che ero innamorata. Allora andavo con tanti uomini, ero disperata. Hai voglia di dire che tanto poi i pensieri te li scordi, ma in quel letto freddo. Mi sembra quasi di non poter vivere, tanto desidero. Ma che discorsi ti vado facendo? Allora, vieni a teatro. Quel pomeriggio Limardo venne a teatro. Disse che gli era familiare l'odore delle creme, il rimbombo del tavolato. Il teatro, la musica, le luci, lo ripiombarono nei ricordi. L'alfara piccerilla giù piantata, Crisciano la bottena cussurò, ma vanno cate giamma la spazzata, e tutti fronno canno la fru. Stavo da voce brutta, e tutto buona fu, e la voce se c'ho fatta male, tu parice, e tu mi atta male, e cosa male. Storia che è successa tanti anni fa. Ma
Don Isidro, è soltanto ieri. Stati zitto, Michelino. Tu non capisci niente. È una vecchia storia, uguale a tante altre. Specialmente a una che mi ha portato qui dentro. Ma voi che dite? Dovevo aspettare tutti questi anni per ritrovarne una uguale. Ti racconterò com'è andata. Gaetano Limardo aspettò un giorno di festa per mettere in atto il suo piano, il suo progetto, che dico, il suo sogno. Morire d'amore. Solitudine è soltanto una parola, dicono i signori che hanno fede, che ritrovano se stessi in ogni moda. Solitudine è soltanto una parola. Tornerai, molto tempo passerà, ma tornerai, svanirà questa paura e tornerai. Svanirà questa paura e tornerai, tornerai. Forse non sai dove, ma te lo dico io. Devi andare all'albergo del popolo. Là ti danno una minestra e un posto per dormire. Veramente, lo chiamano albergo del popolo, ma è dei preti. Non ti chiedono soldi. Vogliono solamente che non ti addormenti alla messa di mezzanotte. E poi che ti confessi e ti fai la comunione la mattina. Io ci ho passato tutto il primo anno di libertà. Mi sono guadagnato il paradiso con le ostie che ho preso. Ma anche una minestra calda, sugosa, buona e un letto decente. Non ci vuoi andare? Lo so. Quando c'è qualcosa che ti rode dentro, non c'è consiglio che si possa dare. Pazienza. State buone. Non fare mariolerie. E se ti vuoi riscaldare, vieni dentro. Ti posso anche fare bere un'altra di queste schifezze calde, così aromatiche. Guarda che io chiudo perché fa freddo, ma resto sveglio, perché stanno per arrivare gli attori. Se tu vuoi venire, non suonare il campanello, hai capito? Solamente bussa al vetro. Ciao. Scomparve, nessuno più lo vide e per alcuni giorni non si ebbero più notizie. I padroni erano più calmi, più tranquilli. La vita nell'albergo riprese come al solito, i soliti clienti. Poi, lo sapete, in un piccolo hotel è come in un grande hotel, gente che va, gente che viene. Prendi un biscotto. Grazie. Un altro. Grazie.
Ieri, come tutte le domeniche, era il mio giorno di libertà. In albergo c'erano i soliti clienti fissi. E io me ne andai a teatro. Sì, perché la signorina Liliana, per ricambiare la cortesia che le facevo qualche volta tenendoci il guaglioncello, mi aveva regalato un biglietto buono per il film e per il varietà. Padrone era andato a giocare ai cavalli e in albergo erano rimasti soltanto la padrona e il muto. Quando la sera tornai, trovai quello spettacolo. Era steso di traverso sulle scale, in una pozza di sangue. I poliziotti erano arrivati, avevano arrestato i padroni e il muto. Sì, perché nella camera del muto da fornista nottata. Stai calma, vieni via. Io mi sono chiesto più di una volta in questi ultimi anni come mai, pur avendo commesso gli stessi reati, alcuni vanno in galera e altri no. Perché ci sono alcuni che pagano e altri che non pagano? Insomma, chi sta più in basso paga di più e chi sta più in alto paga di meno o non paga. Vedete, i tutori di questa società, gli amministratori del nostro destino, cercano di eliminare tutto quello che è contrario alla loro paralitica mentalità. E così, l'amore è osceno. Uno che sogna è un drogato. Se uno gli piace vivere all'aria aperta e senza far niente, è un pazzo. Quelli che vivono in un quartiere che loro chiamano malfamato e che io chiamo affamato, possono venire arrestati per capacità di reato. Non hanno fatto niente, neanche un furto, ma possono essere arrestati perché un giorno lo potrebbero fare. Don Isidro, c'è una visita per lei. Ah, beh. La reputazione, la consuetudine, la vecchiaia danno qualche privilegio anche dentro queste mura. Beh, ci vediamo. Vi saluto, a domani. Niente, insieme.
Don Isidro, che piacere! Come sta? Come va, Michelino? Hai un buon lavoro? Come stai? Non hai nostalgia del collegio? Ma quando si decidono per voi? Anche se si decidessero, dove potrei andare? In un ospizio, fra gente sconosciuta. Michelino, il mio tempo è passato. Quando entrai qui c'era una scritta all'accettazione che diceva: chi è caduto una volta non si potrà rialzare mai. Questa è una grande ingiustizia, perché chiunque cade, tu lo sai, Michelino, non desidera altro che rialzarsi. A volte mancano le forze, la volontà ti abbandona e si ricade. Ma la maggior parte delle volte è la paura del mondo che ti fa ricadere. Ma quando mai voi siete caduto? Non ne parliamo. Sulle piaghe si sono ormai formate molte croste. Io sono caduto il giorno in cui mi sono rassegnato. E tu, come te la passi? Come sempre, nulla è cambiato. Come stavo qui dentro, sto fuori. La vita è sempre una prigione. E il mondo è sempre quello di prima. La vita è il carcere, il carcere. E se noi siamo cambiati, anche il mondo è cambiato. Ma invece, se noi non siamo cambiati, allora chi è questa bella signorina? È con te? Siamo venuti per parlarvi di un caso molto brutto. Prego. All'albergo dove lavoro io hanno ammazzato un povero uomo. Io mi chiamo Liliana Mamberto. E tu? Limardo Gaetano. Piacere. Siamo amici adesso. Io faccio la cantante della compagnia. Canto canzoni appassionate e suono pure la chitarra. Vogliamo andare là? Andiamo a sederci laggiù, eh? Dai. Questa festa non mi piace. Per un uomo l'ho persa io e ho fatto un figlio. In principio volevo abortire, ma senza soldi il figlio l'ho dovuto fare. Allora il padre era scomparso, ma non sono sicura che fosse lui, anche se è di lui che ero innamorata. Allora andavo con tanti uomini, ero disperata. Hai voglia di dire che tanto poi i pensieri te li scordi, ma in quel letto freddo mi sembra quasi di non poter vivere, tanto desidero. Ma che discorsi ti vado facendo? Allora, vieni a teatro. Quel pomeriggio Limardo venne a teatro. Disse che gli era familiare l'odore delle creme, il rimbombo del tavolato. Il teatro, la musica, le luci, lo ripiombarono nei ricordi. L'alfara pizzerilla giù piantata, Crisciano la bottena cussolò, ma vanno cate giamma la spezzata, e tutti fronno canno la fu. Si sveglia un'unica che così
sempre in tempo a dire che gradirei un oggetto d'oro. E subito ecco qua, portato da un signore, ciò che volevo e non volevo, oggi addio, dolce viola. Quando il viola si sa non va, e questa vita per una cosa non presenta più novità. Per divertirmi un po' non resta che sperare in una morte stimolante, a pendermi a una trave, i polsi miei tagliati. Ma no, impressionante, morire, morire da me, mentre la vita va in un abbraccio di voluta. Oh, oh. Oh. Poi, un giorno in teatro comparve Claudio Zarlenga, che era appena uscito dal carcere. Era venuto a riprendersi la donna che, come disse, gli apparteneva. E lei, anche se non si era mai preoccupata di andarlo a trovare o di scrivergli, gli saltò al collo, come se niente fosse. Sei un bravo uomo, è un vero compagno. E poi c'è questa bella signorina. Siamo venuti per parlarvi di un povero cristiano che hanno scannato come un vitello. Ah, allora racconta. Si chiamava Limardo, Gaetano Limardo. Buonasera. Buonasera. Vorrei una stanza, per favore. Singola? Sì, sono solo. Avete un documento? Ecco. La 18 al primo piano. L'accompagno. Grazie. Questo bambino piange sempre. Deve avere qualcosa. La mamma è sola, poveretto. Deve avere i vermi. Tutti i bambini a quell'età hanno i vermi. Boh. Buonasera.
di stelle tremule d'or. Oh, non turbare l'incanto con mille frasi d'amore. L'incanto con mille, con mille frasi d'amore. Una parola soltanto ed il desiderio del quell'uomo camminava come uno appena uscito di galera. Voi non lo sapete, ma quando si esce vi prende come un capogiro, una vertigine. L'aria vera, non quella del carcere, l'aria vera è tutta un'altra cosa. Ma voi mi ascoltate? Se non divaghi ti ascolto, Michelino. La tua filosofia del clima fuori da queste mura non mi interessa. E vieni a dire che la vita è un carcere e poi te ne esci con questa storia dell'aria che si respira. Parlami del tuo uomo. Chi è? Devo fare la stanza. Non si preoccupi, ci penso io. Senta. Dite. Vorrei un caffè corretto, per favore. Ma dopo, quando ho fatto le pulizie. Va bene, con comodo. Le do i soldi. Ecco, corretto all'anice, grazie. Michelino. Che volete? Dove l'hai messo? Ma chi? Chi? Limardo, quello nuovo. Qua, al 18. Va giù, il padrone ti aspetta. Che c'è? Ma questo quando è arrivato? Arrivato stanotte alle 2. Che aria ha? Ma sembra un piccione spennacchiato. Può pagare? È armato. Armato? Ho visto una pistola sul letto. Grossa. Un bel calibro. Ti ha detto che vuole un caffè, no? Corretto all'anice, mi ha dato. Riuscirà a credere che un'attrice di varietà, una mattina, si sveglia amica che così certo non può andare. Una come me non fa in tempo a dire che gradirei un oggetto d'oro e subito ecco qua, portato da un signore, ciò che volevo e non volevo, oggetti d'oro, dolce viola, quando il viola si sa non va. E questa vita per una cosa non presenta più novità, per divertirmi un po' non resta che sperare in una morte stimolante, a pendermi a una trave, i polsi miei tagliati. Ma no, impressionante. Morì.
Poi, un giorno in teatro comparve Claudio Zarlenga, che era appena uscito dal carcere. Era venuto a riprendersi la donna che, come disse, gli apparteneva. E lei, anche se non si era mai preoccupata di andarlo a trovare o di scrivergli, gli saltò al collo, come se niente fosse. Di stelle tremule do, oh non turbare l'incanto con mille frasi d'amore. Dimmi sempre t'amo, solo questo dramo, chiudi quegli occhi tuoi blu. Dai la 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 la, dai la 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 la, la 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 la. Di stelle, di stelle, tremule d'oro. No, non turbare l'incanto, na na na, con mille frasi d'amore. La sera stende il suo manto di stelle. Sei venuto per me. Non mi vuoi.
Gaetano Limardo era riuscito nel suo intento. Era venuto veramente per uccidere qualcuno. Ma questo qualcuno era lui stesso. Era venuto da molto lontano, per mesi e mesi. Aveva mendicato umiliazioni, ingiurie, per trovare il coraggio di suicidarsi. Perché ormai l'unico suo desiderio era la morte. Ma la morte lui la voleva da chi gli aveva fatto intravedere un opaco e lontano miraggio d'amore. Molti anni fa.